per i finissimi di Canale 5. Sean Connery, Dustin Hoffman, Matthew Broderick. In prima visione TV. Sono Affari di famiglia. Prossimamente su Canale 5. Y10 Avenue. Finalmente una donna in mezzo a tante macchine. Nei momenti più impegnativi è indispensabile la massima concentrazione. Nello studio e nello sport bisogna essere in piena forma. Per questo anche a colazione Nutella è con te. Pane e Nutella, energia per fare e per pensare. Non vi ricorda la faccia di qualcuno? Che crudele! A proposito, dov'è Paolo? Non lo vedo da 5 giorni. Forse la sua faccia è esplosa. Ma perché qualcuno non glielo dice? Come per esempio dovresti fare qualcosa per i tuoi brufoli? Non so, forse consigliandogli Clerasil Ultra. Nessuno ti dirà in faccia che ti serve Clerasil Ultra. Test clinici lo dimostrano. Clerasil Ultra è diverso. È efficace contro i brufoli in 5 giorni. È tornato! Paolo! Qualcuno deve averglielo detto. Clerasil Ultra. I brufoli hanno i giorni contati. È un disinfettante. Oggi c'è la linea anche con microapplicatore. Collant oro blu, gioco sottile. Giovanni Paolo II, l'uomo, il Papa, il suo messaggio. Una grande opera di Alberto Michelini. La prima uscita è in edicola al prezzo speciale di 2500 lire, con videocassetta a 14.900 lire. Giovanni Paolo II, un testimone per l'uomo. Fabbri Editori. Che emozione, un fiocco, un regalo. Con i punti Kinder e Ferrero scopri la gioia di tanti regalissimi firmati e sicuri per tutta la famiglia. Dal 14 gennaio Repubblica regala Io parlo inglese, un corso di inglese Zanichelli completo di manuale, 6 audiocassette e dizionario, ogni martedì e mercoledì in edicola. Io parlo inglese, il corso che farà parlare tutti. Sorry. Il veliero di Agnesi arriva con un magnifico regalo, il coordinato del veliero. Un posto tavola esclusivo, prezioso, completo, pochissimi punti ed è tuo. Solo con Agnesi e Festa Iola. Oh. Oh. Lo risapa da te? Sì. No, anche tu? So. Aia, 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 aia. L'esperienza insegna. Scegli Alpi Tu. Calze IBC, l'accento sulle gambe, presente. La fatalità aveva insinuato in lei la fede, e tanto era il desiderio di quella vita di rinuncia, che forse non si aspettava tali e tanti sacrifici. Povertà, castità e obbedienza sono estremamente difficili. Ognuna di noi può confermarvelo. I sacrifici richiesti a tutte noi sono sopportabili soltanto se fatti con amore. Pensava di essere sempre stata dolce e buona, ma non è facile porgere l'altra guancia. La colpa era tutta di quel viso pulito e semplice, ma soprattutto di quel rigore morale di cui il babbo era sempre andato fiero. Mi accuso di aver peccato di immodestia con gli occhi. Mi accuso di avere desideri. Esteriormente sembrava tutto così facile, ma i giorni che passavano non facevano che accrescere la paura di non farcela. Mi accuso di aver riso durante il grande silenzio. Mi accuso di... Storia di una monaca. Martedì alle 20:30. Su Rete 4.